bentornati a Live Social, amici di Radio Roma Capitale. Siete in compagnia del vostro speaker Matteo, sempre qui con voi, con la vostra rubrica Medicina Regione Lazio. Ovviamente tante interviste e tante storie da scoprire insieme. Prima di iniziare voglio ricordarvi di seguirci sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, lasciate un bel like e magari condividete anche le interviste e le storie che sentite più vostre, diciamo quelle più vicine al vostro mondo, che hanno catturato maggiormente la vostra attenzione, il vostro interesse. E ovviamente abbiamo anche tutti i nostri hashtag. Oggi siamo in compagnia di Roberto Ponziani, che è uno psicologo e uno psicoterapeuta, quindi ovviamente capiremo meglio della sua professione, ci parlerà dei suoi trascorsi e delle particolarità che lo contraddistinguono. Intanto ve lo presento. Ciao Roberto, benvenuto. Grazie a te. Ciao, allora. Grazie per avermi invitato. Grazie per aver accolto il nostro invito. Ho accennato quello che sarà sicuramente uno dei vertici della nostra chiacchierata. Quindi ovviamente tu sei uno psicologo e uno psicoterapeuta. Ma sì, intanto ti chiedo di raccontare il tuo background, ovviamente. Quindi quelle che sono stati i tuoi percorsi e le caratteristiche che hai in qualità di psicologo. Allora, diciamo che io sono quasi 10-15 anni che sto nel mondo della psicologia e della psicoterapia. Diciamo che ho appreso molto nel mio tragitto di vita, sia su un piano, diciamo, didattico, no? Fatto okay. Anche dall'esperienza universitaria, che per me è stata molto formativa, perché anche all'età già di 19-20 anni avevo possibilità di confrontarmi con docenti di qualità che mi hanno proposto delle tecniche, mi hanno proposto già da giovanissimo lo sperimentare quello che è psicologia, quello che è psicoterapia. Okay. Ti parlo di terapia di gruppo, ti parlo di terapie ipnotiche, ti parlo di terapie che poi sono diventate, diciamo, uno delle mie passioni, che nell'ambito della psicoterapia transpersonale. Poi da questo ho maturato anche un'esperienza clinica, per quello fatto da varie collaborazioni in ambito sanitario, nelle ASL, in ambito, diciamo, di strutture psichiatriche, di strutture universitarie, dove già all'età di 25 anni ho potuto, come dire, collaborare con professori avendo proprio cattedre. Sto parlando dell'Università dell'Aquila. Ah. E, che dire, da questo poi mi sono appassionato a una psicologia che è quella junghiana. Per quello mi sono interessato anche rispetto alla mia vita, come dire, fatta di passioni, che per l'arte, per il teatro, ho rincontrato e scoperto nuove cose in una formazione di stampo terapeutico junghiano, dove ho potuto portare avanti alcune passioni che avevo inside nel mio inconscio, nel tuo inconscio, e piano piano sono cominciate, e ancora oggi emergono e mi permettono di ricordare quello che sono e quello che sei, quelle che sono le tue caratteristiche, diciamo, quello che, certo, che fa parte di te. Quello che fa parte in maniera autentica, direi, di me. Ok, giustamente. Quindi si parla di una psicoterapia, di una psicologia un po' diversa da quelle che, diciamo, di cui siamo abituati a sentir parlare. Sì. Ok, per sì, l'utilizzo, insomma, di particolari procedimenti, se vogliamo. Certo. Ok, che ovviamente però ci teniamo subito a sottolineare, ovviamente, quello che sono le caratteristiche che permettono. Tu prima mi hai parlato di sperimentazione. Sì, okay. Allora, quindi definiremo poi in bene tutti i vari dettagli per, insomma, per rientrare in tutto ciò che è possibile, certo, citare, ovviamente. Quindi, certo, parlando di sperimentazione, tu sei operante dove è possibile questo, diciamolo subito, così, certo, ci laviamo le mani. Diciamo che più che operante, rispetto a quello che vi verrò a dire, almeno anche rispetto a quello che stiamo facendo qui, per puntualizzare alcune cose in ambito, diciamo, terapeutico, visto che io ho sottolineato una psicoterapia sia junghiana che transpersonale. Allora, facciamo un piccolo preambolo. Chiarezza, sì. Allora, chiarezza è dire che nella formazione mia terapeutica io mi sono avventurato in quel mondo che è abbastanza, diciamo, la parola scomodo è un po' esagerata, però ho trattato ambienti clinici dove mi sono confrontato con personalità schizofreniche, psicotiche, e quindi questo mi ha formato molto, e questo formarmi molto ha portato in me il fatto di pormi delle domande
rispetto sia all'aiuto verso l'altro, sia rispetto a quello che io sono e quello che io porto nella mia pratica terapeutica. Per quello, come dire, ho fatto un pensiero, ma io eticamente cosa ho? Eticamente lo sottolineo perché sì, è un qualcosa sì, che oggi nella nostra cultura è un po' passato di moda, questa è la mia critica. Certo. Eticamente cosa io ho da offrire come essere umano affinché l'essere umano che si presenta a me, chiamato nelle formule che possono essere quelle di un paziente, quello di un cliente, utilizziamo quello che ci viene. Cosa ho da offrire io per aiutarlo e permettergli di aiutarsi? Allora, diciamo che nella mia formula, diciamo, classica della mia psicoterapia, cioè io utilizzo una formula, diciamo, quella molto più strettamente più conosciuta, cioè quella del parlato, ho cominciato a notare che in questo parlato, cioè la psicologia che parla, rischia di diventare inefficace perché rimane in una condizione di descrizione e non di cambiamento. Ok, quando parliamo di cambiamento, parliamo di che cosa? Di come aiutare la persona a spostare la propria coscienza, coscienza che significa modalità di rappresentazione del proprio essere nel mondo, per quello con i propri limiti e con le proprie possibilità, e cercare di aiutarlo a uscire fuori dal problema. Uscire fuori dal problema non significa rimanere in una condizione di, come oggi anche la medicina, questo è un aspetto mio critico, cerca di ovattare, ma cercare di portare l'individuo a tralasciare, a in qualche modo superare quel livello di coscienza che lo fa permanere in uno stato di malessere. E oggi lo potremmo chiamare uno stato d'ansia, lo potremmo definire come uno stato di depressione, lo potremmo definire nelle varie forme di come viene descritto, diciamo, anche nell'uso comune. Per questo, per me la domanda è stata: come fare? Allora, questo strumento, che sicuramente nella psicoterapia, che sia di junghiana, cognitivo-comportamentale, che sia di qualsiasi freudiana, che sia qualsiasi natura, ha un'efficacia, però ai miei occhi diventa, o almeno anche per le mie esperienze, rischia di diventare un qualcosa che non porta più un'efficacia, ecco, bravo, questo è il termine esatto, un'efficacia. Allora, da questo io, concomitante nella mia formazione, mi sono ritrovato, non so come, ma oggi lo sto comprendendo, a confrontarmi con una psicologia che, diciamo, ha già una storia, perché è una storia che è ferma negli anni 50, per quello stiamo parlando di un qualcosa di non sconosciuto, alla psicologia che in qualche modo non oggi magari se ne sente un po' più parlare, non è entrata pienamente in contatto con questo. Stiamo parlando di una psicologia transpersonale. Ecco, già la parola transpersonale fa capire un po'. Fa capire che c'è una parola che dice trans, che vuol dire trans nel termine latino di transire. Il personale, cioè la persona, persona nel senso latino o anche nel senso greco, cioè che descrive che cosa? La maschera. Allora, noi sappiamo che nella nostra vita, volente o nolente, portiamo avanti un personaggio. Trascendere quel personaggio ci permette di entrare in contatto con quella parte nostra autentica. E su questa, diciamo, che si va a fondare, diciamo che ti sei un po', diciamo, direzionato in questo senso, sì, quindi per in questo capire, senso, allora, che ha una storia particolare. Ha una storia particolare. Purtroppo siamo già quasi alla fine dell'intervista, però intanto ci hai fatto una panoramica. Poi, ovviamente, chiunque volesse approfondire tal senso, ovviamente può contattarti. A questo punto lascio i tuoi contatti. Okay. E dico infatti che il nostro Roberto Ponziani risponde al 393-66-60229. L'indirizzo è Abruzzo, Marche, collaborazioni anche a Milano, sito web robertoponziani.com, oppure psicofania.it, ed infine l'indirizzo mail è pdltr@virgilio.it. Allora, il nostro tempo, come dicevo, è a disposizione, è terminato, ma intanto io ti ringrazio per averci un po' fatto grazie una panoramica molto rapida, ovviamente il tempo è quello che è, però insomma ci sentiamo veramente magari per un'altra occasione. Buona vita, buon lavoro. Grazie a voi.